Ciao a tutti, nuovo Wataitina Day, cominciamo subito con la colazione. Ultimamente sto letteralmente amando le fette biscottate con la marmellata inzuppate nel tè, a parte prendo il caffè perché ho visto che senza di quello non riesco proprio a svegliarmi al mattino. In compenso ho ridotto il numero di caffè che stavo assumendo giornalmente in quanto ora ne prendo solo uno, mentre prima era arrivato anche a 5 caffè giornalieri, che erano decisamente troppi. Riscaldo l'acqua con il mio bollitore, che ragazzi amo, credo sia uno degli elettrodomestici che utilizzo di più quotidianamente. E parto con il tè verde. Sinceramente alterno i tè che bevo al mattino, o quello normale, o quello verde, o quello nero, insomma, mi piace alternare, così come con le marmellate, me ne prendo sempre diverse, anche se le mie preferite sono sempre queste due, quindi quella alla mora e quella all'albicocca, e poi mangio anche qualche mandorla. E questa è la mia colazione. Da un po' di tempo ogni tanto aggiungo anche un po' di cocco, di scaglie di cocco sulle fette biscottate. Arriviamo al pranzo dove ho mangiato degli strozzapreti di lenticchie fatti con la farina di lenticchie, carciofi e la chicca, che è una sorta di mozzarella, però fatta con il latte di riso, con il riso. Allora, cominciamo quindi a pulire i carciofi. Metto un po' di olio in una pentola, taglio i carciofi a cubetti e li vado semplicemente a cuocere. Nel frattempo faccio bollire l'acqua, questa è la pasta che ho utilizzato, veramente molto 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 buona, l'ho presa in un negozio bio se vi può interessare, mentre la chicca la trovate tranquillamente in tutti i supermercati. Quindi scolo la pasta, unisco al condimento, aggiungo anche un po' di spezie, in questo caso io amo il pepe, quindi ho aggiunto il pepe e nel frattempo ho tagliato a cubetti un pezzetto di chicca. Cubetti piccolini, giro un pochino, metto il coperchio, in questo modo la chicca si fonde e poi giro e l'amalgamo bene alla pasta. Ragazzi, veramente buonissima, questa pasta mi piace sempre tantissimo e la pasta fatta con la farina di legumi, cioè anche con la farina di ceci, vi devo dire che a me piace veramente tantissimo, un'ottima alternativa alla pasta tradizionale. Arriviamo quindi allo spuntino, quindi alla merenda del pomeriggio. Ho fatto una merenda abbastanza tranquilla, tra virgolette, nel senso ho preso i mandarini, qualche noce e questo cioccolato super fondente della Lindt che adoro, è al 99% fondente. So che a molte persone non piace perché è amaro, a me invece piace proprio per questo motivo, perché come avete visto ad esempio anche nel tè, tisane, io non metto mai zucchero, il caffè lo prendo amaro e quindi amo quello fondente. Arriviamo alla cena, qui ho mangiato un semplice burgerino di soia e questa che può sembrare una pappa, in realtà è una cosa buonissima, appunto, patate e carciofi, ragazzi, è divino, dovete provare. Semplicemente quindi taglio le patate a cubetti, cubettoni abbastanza grossolani, aggiungo dell'acqua e inizio a far cuocere. Mentre cuociono le patate, inizio a pulire i carciofi che quindi vado poi aggiungere alla cottura. E questi devono cuocere bene, quindi è un piatto anche che non è difficile da preparare proprio perché si lascia lì a cuocere, tanto c'è anche l'acqua, fuoco medio e via. Semplicemente poi aggiungo le spezie, sale, olio, se volete potete aggiungere anche il pepe o qualunque altra spezia voi possa piacere, quindi mescolo bene, lo lascio cuocere fino a che non diventa, come avete visto, una sorta di pappa, appunto, che però è buonissima di sapore, non è molto carina magari da vedere, però di sapore è molto buona. Per cena ho preparato i burger di seitan per Luca, mentre per me ho preso il burgerino, quello di soia, questi sono del Conad perché non avevo trovato i miei preferiti, vi devo dire ragazzi, quello di seitan leggermente migliore, ma non mi sono piaciuti tantissimo, aggiungo anche un po' di salsa, ketchup e maionese vegana e questa è stata la mia cena. Arriviamo quindi allo spuntino pre-nanna, generalmente prendo la mia tisana, vario anche qui per la sera, quindi in genere quelle rilassanti o a base di camomilla o di finocchio anche per aiutare la digestione, i miei biscotti vegani preferiti che sono quelli della Fiorentini e ovviamente serie TV su Netflix, immancabile. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel like a questo video e un commento se vi va. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!